Sì, noi avevamo stanziato 200.000 euro per questa iniziativa, bando crowdfunding 2024, ma vista la grande partecipazione delle associazioni che hanno presentato ben 31 domande per partecipare a questo progetto, vagliate le domande, considerato lo spessore dei progetti presentati, la loro sostenibilità e gli importi quindi richiesti per sostenere e dare risposte a questi bisogni della nostra collettività, la Fondazione ha deciso di aumentare il numero dei progetti da finanziare mettendo a disposizione altri 80.000 euro. Quindi il bando crowdfunding 2024 quest'anno mette in moto oltre 280.000 euro da parte della Fondazione Carifano. Quindi è cambiata in sostanza la filosofia dei contributi al territorio, non più contributi a fondo perduto, così una tantum, ma un incentivo perché anche il territorio si mobiliti. Ma penso che questo sia un percorso obbligato in un mondo sempre più complesso, sempre più veloce, dove le risorse sono per definizione limitate, e occorre investire su risorse che siano capaci, di autoalimentarsi, che siano sostenibili, che siano condivise, soprattutto condivise dal territorio. Il fatto di mettere a disposizione delle somme per raddoppiare i fondi che la comunità raccoglie è garanzia per la Fondazione che quei progetti, quelle iniziative sono comprese dalla collettività, la collettività decide di metterci delle risorse. E la Fondazione raddoppia questi fondi perché vuol dire che quei progetti danno risposta a dei bisogni che la collettività serve. Il limite è 15.000 euro, a quando i risultati finali? Dunque, quest'anno la Fondazione ha voluto, con l'esperienza dei 3 anni precedenti, con le evidenze che per ogni euro messo a disposizione dalla Fondazione se ne sono raccolti altri due sul mercato con la collettività. E quest'anno la Fondazione ha voluto alzare un pochino l'asticella, ha voluto premiare anche progetti più strutturati, più impegnativi da un punto di vista finanziario e che quindi rispondono a dei bisogni anche un pochino più complessi. Questi fondi che la Fondazione metterà a disposizione, raddoppierà, hanno il limite di 15.000 euro per progetto e la campagna sul mercato partirà il 1° di settembre, il 1° di ottobre e si concluderà il 31 gennaio 2025. A questo punto ci auguriamo in Fondazione che le 23 associazioni che parteciperanno a questo progetto 2024 facciano un'opera di sensibilizzazione importante sul territorio e possano avere il successo che hanno ricevuto anche negli anni precedenti.